I veri artisti non fanno la fame. Questo è il titolo del relativamente polemico libro di Jeff Koin, di cui più volte vi ho parlato, citandolo come esempio da condurre per chi volesse intraprendere una carriera come sceneggiatore, ma più in generale una carriera nel mondo della creatività, diciamo. E leggere questo libro ti ispira veramente tanto, perché ti rendi conto che obiettivamente stiamo vivendo una nuova era creativa in cui, soprattutto grazie ai medium di cui disponiamo e alle tecnologie, possiamo veramente riuscire a prosperare come artisti. E questo libro ti dà tante dritte per in qualche modo realizzare il tuo sogno. Vediamo insieme quelli che sono i punti secondo cui, per Jeff Koin, un artista riesce a non morire di fame. Artisti non si nasce, si diventa. Nel libro Jeff Koin usa veramente tanti esempi di artisti famosi e di persone che ha conosciuto che sono riusciti a realizzare il proprio sogno di vivere d'arte. E tutti avevano in comune questa cosa, la convinzione di, pur possedendo un eventuale talento, di dover far fatica e doversi migliorare e dover imparare per arrivare dove sono. E quindi la prima regola dell'artista che prospera in quest'era contemporanea è di avere un atteggiamento umile e di continuare a studiare, a imparare per arrivare a possedere e a maneggiare al meglio la propria arte. Prendi ispirazione da chi ti influenza. Nel mito dell'artista povero in canna che vive nella soffitta c'è anche quest'idea che bisogna essere originale a tutti i costi e che non si possa prendere spunto da quelli che ci hanno preceduto e che ci influenzano. Beh, questo è completamente sbagliato. Da Tarantino, che dice che ruba in continuazione per realizzare i suoi film, a chiunque comunque abbia citato qualcuno che lo ha preceduto e che stima. È inevitabile che noi e la nostra arte siano influenzati da quello che ci interessa e che ci condiziona. E quindi la migliore cosa che possiamo fare, soprattutto se siamo all'inizio, è rubare un pochino da chi ci ispira. Diventare apprendisti di un maestro. Koin cita addirittura il grande Michelangelo e gli anni che ha passato a bottega imparando dal suo maestro il ghirlandaio. Ed è stato proprio durante gli anni di bottega che Michelangelo ha ottenuto l'attenzione di Lorenzo de' Medici, che poi l'ha chiamato alla sua corte. Quindi, al di là di tutto, stare a bottega di qualcuno che ci può insegnare è intanto un primo passo per metterci nella luce giusta. La luce giusta, ovvero essere all'ombra di un maestro. E poi anche perché obiettivamente ci sarà sempre un bambino cinese che fa le cose meglio di noi, però ci sarà sempre anche una persona più grande che può insegnarci e con cui possiamo fare la nostra gavetta e il nostro apprendistato. E questo ci permette quindi di imparare tanto e anche mettere un piede nell'industria dove vogliamo andare, il che non guasta mai. Impuntarsi sì, ma sulle cose giuste. Di un artista che prospera si dice che è rigoroso sull'obiettivo generale, ma flessibile nei dettagli. Troppi artisti o sedicenti tali si impuntano e si incapricciano nell'avere a tutti i costi le cose come dicono loro, e mi dispiace dirlo, a volte anch'io sono una di loro. Invece un vero artista è quello che sa dove mollare la presa nel momento in cui crede in un progetto più grande e quindi sa che, rinunciando a qualche dettaglio nel modo in cui lo vuole lui e acconsentendo a ciò che chiede il committente, riesce a prendere, diciamo, due piccioni con una fava. Coltiva i tuoi supporter, fatti patrocinare. Jeff Koin parla proprio della figura del Patreon, ovvero colui che crede nel lavoro dell'artista, lo supporta e lo porta in un palmo della mano, trovandogli anche un mercato nel quale piazzare le proprie opere. Possono essere gli antichi mecenati che patrocinavano il lavoro degli artisti, possono essere i nostri datori di lavoro, l'aeroplano che vola sopra di me, i nostri genitori, ma diciamo che è importante che prima che la nostra opera venga esposta al pubblico ludibrio, diciamo, noi riusciamo a trovare almeno una persona che crede nel nostro lavoro. È vero, i primi in assoluto dobbiamo essere noi stessi, ma se riusciamo a coinvolgere nel nostro lavoro anche un'altra persona che ci crederà più o meno quanto ci crediamo noi e riuscirà a investire quanto vogliamo investire noi, di sicuro riusciremo ad arrivare al cuore anche di tutto il resto del mondo. Vai dove la scena creativa è più attiva, oppure creane una.
Ne parlavo nel mio video sulla collaborazione, è molto importante che in qualche modo l'artista si collochi laddove la sua arte può risuonare. Vivere circondato da arte e colleghi è un modo per stimolare la propria competitività, ma anche il modo giusto per ottenere un qualche modo di, in qualche rilievo di risonanza, insomma. E cita l'esempio di Hemingway, ad esempio, Jeff Goin, un artista americano, uno scrittore, che ha ottenuto la pubblicazione del proprio libro e la scrittura degli altri proprio perché negli anni 20 si è trasferito a Parigi, una città all'epoca circondata da artisti che non facevano altro che incontrarsi e parlare d'arte tutti i giorni. Quindi, se soprattutto avete la possibilità di muovervi e di spostarvi in qualsiasi campo voi lavoriate, andate a cercare di stare in un luogo dove la vostra arte può meglio germogliare e crescere, ovvero dove ce n'è già presente altra. Se ciò non fa per voi o se ciò non è possibile perché voi fate qualcosa di completamente nuovo o non potete spostarvi, createla voi. Create la vostra scena creativa cercando di coinvolgere più persone possibile, create luoghi di aggregazione e coltivate insieme ad altri la vostra arte. E questo si collega al punto successivo. Collabora con altri. Non mi dilungo troppo in questo punto perché lo abbiamo visto nel video precedente. Collaborare con gli altri è essenziale, sia per stimolare la propria competitività, la propria ambizione, ma anche inevitabilmente per migliorarsi, per avere degli occhi altri sul proprio progetto. E quindi devo dire che non mi stancherò mai di supportare questa visione. Pratica in pubblico. Conosco artisti che non espongono mai la loro opera prima che sia perfetta. Ma com'è possibile che un'opera sia perfetta? Chi lo decide? E a quel punto diventa molto rischioso e doloroso per loro esporre il loro progetto dopo che ci hanno investito, lavorato, e solo quando si sentono pronti ecco che possono esporsi in pubblico. Questo può essere controproducente per appunto perché nel momento in cui si viene a scoprire che la nostra opera non piace, uno può restarci particolarmente male e magari sarebbe stato sufficiente chiedere un feedback prima per sapere che quella che stavamo prendendo non era la direzione giusta. Quindi in generale Jeff Goin consiglia sempre di chiedere feedback mentre si sta lavorando a qualcosa e praticare in pubblico. Praticare in pubblico vuol dire anche appunto fare la cosiddetta gavetta, buttarsi anche quando non si è proprio pronti, l'importante è farlo in un posto protetto. Quindi se uno vuole fare lo stand-up comedian, ad esempio, può raccontare le sue storie di fronte a un audience di una festa, oppure se uno vuole scrivere può intanto mandare le proprie cose a dei concorsi più piccoli, e se uno vuole danzare può veramente mettere uno stereo in strada e danzare prima di chiedere a qualcuno di pagarlo per fare il danzatore. Quindi ci sono tanti modi in cui uno può praticare in pubblico e ci sono artisti come Chris Brown che continuano a farlo nonostante siano molto famosi, perché è una pratica che conviene non smettere mai. Lavorare sempre in cambio di qualcosa. Questo è fondamentale. Un artista è tale se egli è il primo a riconoscersi e se voi non vi date il giusto valore non ve lo darà nessuno. Quindi, soprattutto nel momento in cui avrete un po' padroneggiato la vostra arte, non lavorate mai gratuitamente. Ci ho fatto un video apposta diverso tempo fa. Al massimo potreste lavorare in un'economia di scambio dove una mano lava l'altra, ma lì deve essere un patto sicuro chiarito fin dall'inizio. Per tutto il resto, imparate a dare un valore a quello che fate e fatevi sempre pagare. Possiede il proprio lavoro. L'artista che prospera secondo Goin è un artista che ha il dominio sul proprio lavoro, che non svende la propria opera. Banalmente un filmmaker è quello che sì realizza un video a pagamento per un cliente, ma è anche quello che detiene tutte le clip. È l'artista che fa firmare le liberatorie per poter usare le immagini che ha preso in altre attività che gli possono essere utili alla propria promozione. Questo non dimenticatelo mai, che siete voi i creatori e di conseguenza i possessori della vostra opera finché non la svendete. Non rischiate di trovarvi in quelle situazioni in cui perdete il controllo se non ci vedete dentro, perché in futuro potreste pentirvene. Diversifica il portfolio. Questa è la parte che più mi ha interessato di questo libro. Io spesso ero dispiaciuta di me stessa del fatto che non riuscivo a eccellere in nessuna arte
perché ne facevo troppe, perché io faccio più lavori che sono tutti orientati al lavoro sulle storie, però sono di natura diversa, scrivo, racconto storie, insegno, e mi pesava un po' questa cosa di non essere al 100% dedita a un'unica cosa. Però, cosa che Jeff Goins sostiene e che anche io ho notato sta iniziando a pagare, nell'era della comunicazione digitale, nel 21° secolo, l'artista che prospera è un artista che è in grado di fare più cose, di padroneggiare la propria arte, ma anche gli strumenti che sono necessari a comunicarla, che è in grado di relazionarsi con la propria clientela e con il mercato, e che riesce anche a palleggiarsi in modo flessibile su più compiti. Questo è il consiglio che a me ha più colpito, proprio perché mi ha fatto rendere conto che forse allora non stavo sbagliando tutto e che il motivo per cui piano piano stavo avendo un mio mercato e una mia clientela, nonostante io non sia eccezionale in nulla di quello che faccio, era forse proprio grazie a questo motivo. Fare soldi per fare arte, non fare arte per fare soldi. È vero che stiamo parlando di artisti che non fanno la fame, ma essere ricchi non può essere l'obiettivo finale di un artista. In primo luogo perché la probabilità di restare delusi è piuttosto alta, diciamo, perché persone che si arricchiscono veramente tanto con l'arte sono molto poche. E se l'obiettivo poi sarà appunto arricchirsi, l'artista vivrà il proprio percorso con frustrazione, non riuscirà a godere dei vari step necessari a essere contento. L'obiettivo dell'artista è fare arte e guadagnare per riuscire a sostenersi, per continuare a fare arte. E questo lo dico a tutti i creativi lì fuori. Dovete riuscire a mettervi nella condizione di potervi mantenere per continuare a produrre quello che vi fa stare bene e che amate. Tutti questi passaggi possono essere molto utili in questo percorso. Non arrendetevi e vivete la vostra passione. Io ho stringato tantissimo quello che è un libro molto molto interessante, consiglio a tutti di leggerlo in modo tale che possiate trovare in voi qualche strategia in più e soprattutto la fiducia di non abbandonare i vostri obiettivi.